Cresce l'allarme nella popolazione di Montecalvo Irpino dopo i furti che si sono registrati nelle scorse notti. Alcuni cittadini chiedono la possibilità di istituire delle ronde notturne per sorvegliare le strade del paese per evitare che i ladri possano reintrodursi nelle abitazioni. Comuna, visto che ho un paio di macchine, se potete dare un'altra macchina, se metto due vigili, uno in una macchina e uno in un'altra, affiancata da due o tre persone civili, ogni vigile. Altri cittadini invece ritengono che sia necessario mettere in atto delle ronde a piedi fatte nei propri quartieri di residenza per sorvegliare le proprie abitazioni. È una situazione difficile e probabilmente l'attenzione maggiore è quella di farla nell'immediatezza delle proprie case. Voi sindaco avete detto il fatto dei vigili. Ognuno per quartiere. Il vigile che uscirà con la macchina è lo stesso problema che ha detto Ruccio, è un deterrente psicologico così, però se tanto io vedo la macchina dei vigili a Piazza Carmine vado tranquillo a Via dei Mille perché tanto fin quando ripassa, quindi credo che l'obiettivo principale sia quello di badare un poco di più come sto facendo io, ma penso ognuno di noi, non per gelosia ma più per un fatto, io non mi allontano da casa quando esco la notte, perché c'ho una famiglia, insomma il problema è che non vorrei, facciamo le ronde, cinque persone, io devo lavorare, tutti lavoriamo, dobbiamo dormire, possiamo fare una notte, due, tre, poi corriamo il rischio di favorire, cioè voglio dire, andiamo per coprire, Montecalvo è steso. Gli amministratori sulle ronde gettano acqua sul fuoco e tranquillizzano i cittadini sostenendo che le autorità di pubblica sicurezza hanno già messo in atto tutte le strategie per poter fermare eventualmente un altro raid di furti. Per quello che compete all'amministrazione non è che abbiamo grosse armi, però riteniamo che comunque c'è la necessità di porre in essere alcune azioni. Alcune di queste azioni l'amministrazione le può fare ed è intenzione dell'amministrazione fare in modo che il corpo dei vigili urbani possa in qualche modo svolgere un servizio notturno di affiancamento alle forze dell'ordine, ai carabinieri soprattutto, e quindi stiamo preparando, e credo che lo faremo nel corso di questa settimana, un provvedimento in cui, dopo aver sentito la coordinatrice dei vigili e tastato la disponibilità dei vigili stessi a fare questa cosa, si possa avviare una sorta di controllo del territorio cercando di fare in modo che le sinergie tra i carabinieri e i vigili possano migliorare quella che è la sicurezza in tutto il territorio comunale. Assessore Ruccio, quali consigli dare ai cittadini? Ma innanzitutto stare tranquilli, essere attenti ma stare tranquilli. E poi quello di chiudere bene il proprio recinto, togliere le chiavi dalle macchine, insomma di essere un pochettino più attenti rispetto a delle situazioni normali. Questa è una situazione un poco che ha portato un po' di ansia alla cittadinanza, ma posso dire che le forze dell'ordine hanno accerchiato bene il paese e che quindi se queste persone torneranno non avranno scampo di uscire indenni da questo territorio, perché ho molta fiducia nelle forze dell'ordine di Montecalvo Irpino che tutte le notti girano per questo paese. In più noi daremo il nostro contributo con i vigili urbani che saranno a sostegno qualora le forze dell'ordine lo chiedessero, ma anche quando non lo chiedono anche noi mettiamo a disposizione sul territorio la nostra vigilanza.